Platone 3. Cosa c'è oltre il mondo fisico, ovvero fuori della caverna, e come si esce dalla caverna, cioè come si può andare oltre il mondo fisico? Qui l'ho scritto, qui lo cancello subito per fare un altro schema. E recuperare anche quello che abbiamo detto l'altra volta, ovvero la conoscenza scientifico-teoretica si divide in due generi: sensibile immaginazione che corrisponde a mitologia, credenza arti tecniche saperi empirici. Adesso vediamo se c'è un gesto un pochino più. Abbiamo invece la conoscenza secondo genere, razionale. Questa distinzione in realtà già l'avevamo trovata in modo più generico, no? In Eraclitos, per esempio, comunque non è nuova, ma invece l'ulteriore specificazione è platonica. E abbiamo il ragionamento, o se vogliamo anche chiamare la ragione dimostrativa, dimostrazione, che produce quattro scienze, le quattro scienze fondamentali, e cioè l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. Il cammino è questo, no? Ok, allora, cosa c'è fuori dalla caverna? Il prigioniero esce finalmente dalla caverna e, vi ricordate, inizialmente riesce a vedere soltanto le ombre delle cose naturali, delle cose vere, ovvero le ombre sono il simbolo di che cosa? Degli enti di queste quattro scienze, in generale degli enti matematici, perché tutte queste quattro scienze fondamentali, vere scienze secondo Platone, hanno in comune il fatto di essere scienze matematiche, di basarsi sulla matematica. Ovviamente aritmetica e geometria si basano appunto su enti aritmetici, i numeri, enti geometrici, il punto, la linea, no, le figure piane, le figure solide, la musica, enti matematici, le note, perché abbiamo visto, secondo i pitagorici, qui chiaramente Platone riprende dai pitagorici, i rapporti, no, tra le note sono rapporti matematici, quindi la musica è matematica in suono, è la teoria matematica dei suoni, no? Se i suoni sono modulati matematicamente producono la musica è il prodotto di una
organizzazione, di un ordine matematico dei suoni. Okay. E infine l'astronomia, che come vedremo sempre sul modello pitagorico, anche per Platone, che poi in realtà cambierà l'impostazione, ma vedremo, questo lo vedremo dopo. Comunque mantiene diciamo, l'ordine, il fondamento geometrico matematico dell'astronomia. Cioè l'astronomia, se vuole essere scienza, deve comunque descrivere e spiegare i fenomeni celesti, no, i moti degli astri, in base a enti matematici, no, in base a figure geometriche e in base a rapporti quantitativi di tipo aritmetico, ok? Tutto questo, no, appunto, quindi il ragionamento è appunto il ragionamento di matematico, ovvero quello che voi studiate, che noi studiamo come dimostrazione matematica. Quindi un ragionamento, un'argomentazione di tipo ipotetico o anche assiomatico deduttivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che si stabiliscono alcuni assiomi, cioè alcune verità considerate evidenti di partenza. Per esempio il punto senza dimensioni, la linea con una sola dimensione, la figura piana con due dimensioni, eccetera, eccetera. E poi da questi assiomi, che si possono chiamare anche ipotesi, ma non nel senso comune del termine, ma nel senso di... è il termine che usa Platone nella sua etimologia, che vuol dire... tesi che sta sopra qualcos'altro, no? Che è sorretta da qualcos'altro, cioè che non è autofondata, no? Che non è completamente autofondata, adesso vedremo perché, che ha bisogno di un ulteriore fondamento. Però una volta stabiliti assiomi, ovvero ipotesi, se ne deducono tutte le conseguenze logiche e si costruisce la geometria, si costruisce l'aritmetica, si costruisce la musica, si costruisce l'astronomia. Esempio che già c'è noto, esempio che già, quindi non ho bisogno di... quello la dimostrazione da parte di Pitagora, di chi per lui, la dimostrazione pitagorica del teorema di Pitagora, il famoso teorema di Pitagora. Non c'è bisogno, no? Vi ricordate cosa vi avevo detto? Certo, si può ricavare il teorema di Pitagora anche dall'osservazione e misurazione di molti triangoli rettangoli con misure diverse, con cateti e ipotenuse diverse. No? Ci siete, vi ricordate, no? Ma in quel caso non potremmo mai, sarebbe solo credenza, perché in base alla semplice osservazione e misurazione non potremmo mai escludere la possibilità di altri triangoli, diversi triangoli, rettangoli, che invece per i quali la legge non vale. Ok? Al contrario, la dimostrazione, il ragionamento dimostrativo, la ragione dimostrativa ci esibisce la ragione, la causa, il perché è per forza così, è necessariamente così per tutti i possibili triangoli, rettangoli, anche se noi ne conosciamo soltanto una piccolissima parte, anche se noi ne osserviamo e ne misuriamo anche una minuscola fetta. Dunque, noi avevamo fatto l'esempio appunto di tutti, no, vi ricordate, tutti i cigni sono bianchi, invece non è così, perché? Perché non si sapeva la vera ragione, oppure l'esempio, tutte le pepite d'oro e i lingotti d'oro sono inossidabili. Sarebbe difficile, no?
dimostrarlo, bisognerebbe essere, non basterebbe essere straricchi, però già insomma, è interessante poterlo dimostrare attraverso l'osservazione, scusate, osservarlo, attestarlo empiricamente. Ma non basterebbe comunque, no? Mentre nel caso della dimostrazione del teorema di Pitagora noi abbiamo la ragione per cui è sempre e per forza così. L'equivalente, in realtà poi la chimica scientifica matematica dall'Ottocento in poi sarebbe arrivato anche a scoprire appunto la ragione e quindi la dimostrazione del fatto che se abbiamo un lingotto d'oro, se un elemento è oro, è sicuramente necessariamente inossidabile. Perché? Perché ne abbiamo scoperto e quindi conosciuto la struttura atomica e la struttura molecolare, no? E quindi le varie proprietà dell'atomo, no? E dell'elemento, ok? Ma di tipo matematico. Per cui poi l'oro ha quella proprietà. Capite la differenza? Quindi poi in realtà, anche se Platone ai tempi non lo poteva sperare, ma non lo poteva supporre, perché no, ci sarebbe voluto un progresso conoscitivo, un cammino conoscitivo lunghissimo, però in realtà anche la chimica arrivò a matematizzarsi e quindi a essere dimostrativa. E quindi, per esempio, a stabilire delle leggi certe, universali e necessarie, almeno entro certi limiti, no? Anche dei vari elementi, delle varie materie. Ok, è chiaro? Però non basta, perché non basta? Non basta proprio perché le scienze matematiche, le scienze, le vere scienze, no? Non appunto, quindi questi perché sono soltanto arti tecniche, non vere scienze secondo Platone? Perché non usano la matematica, non sono in grado di usare la matematica. Poi vedremo come spiega questa differenza a livello anche ontologico, ne riparleremo. No, invece, appunto, queste sono scienze matematiche, quindi sono vere scienze, sono davvero scienze, cioè forniscono un sapere universale necessario, non particolare e probabile. Chiaro? Avevamo fatto questa differenza. Qual è il limite? Il limite appunto è che si basano su ipotesi, su assiomi, su postulati, se volete, possiamo anche dire anche, ovvero su principi primi che sono assunti come veri, dati per veri, ma non a loro volta dimostrati in quanto veri. Dunque occorre andare più in alto per trovare appunto ciò su cui le ipotesi si sostengono, ciò che garantisce la verità delle ipotesi, cioè degli assiomi o dei postulati. E quindi bisogna arrivare all'interpretazione. Intuizione intellettiva. Allora, questo è un ragionamento, notate, no? È sempre conoscenza razionale, ma appunto il ragionamento anche nella forma differisce dall'intellezione, perché il ragionamento, come ben sappiamo purtroppo, no? Con per esempio la dimostrazione del teorema di Pitagora, procede per passaggi, no? Da un passo dopo l'altro, tra loro concatenati, e spesso è una lunghissima, noiosissima concatenazione, ok? Invece l'intellezione è un'intuizione, zac, è un atto immediato. Se ci si arriva, secondo Platone, bisogna arrivarci. No, non si fa nessuna fatica. No, vedremo a certe condizioni la nostra mente, il nostro appunto, diciamo così,
la facoltà superiore, no, più potente della nostra mente, l'intellezione, ha la capacità di afferrare immediatamente le verità prime, no, le vere tesi, non le ipotesi, ma le vere tesi, le verità prime, originarie, producendo una superscienza, una metascienza che Platone chiama dialettica, che è la scienza, o la, anzi la metascienza, perché è superiore rispetto, quindi una scienza che va oltre, la metascienza delle idee. Ora, vi suggerisco, e mi suggerisco anche di scrivere idee, parlando di Platone, con la I maiuscola, proprio per segnalare che è una idea diversa di idea rispetto all'idea di idea che noi oggi abbiamo. Ok? Chiaro il messaggio? Sì. Beh. Oh, siamo arrivati al dunque. Le idee, quindi le verità fondamentali, gli oggetti fondamentali, sono le idee con la I maiuscola, simboleggiate, rappresentate simbolicamente nel mito della caverna dagli oggetti naturali che sono sulla superficie terrestre. Quindi, no, ricordate gli alberi, la farfalla, le montagne, eccetera, il fiume, poi a un livello più elevato le stelle, la luna, a un livello ancora al massimo livello, anzi in un certo senso vedremo meglio, più precisamente, ma ancora questo poi, a un meta livello abbiamo il sole, che propriamente, poi vedremo, è un'idea, ma non è del tutto un'idea, perché è il principio di tutte le idee. Quindi in questo senso è una meta idea, una super idea. Ok? Bene. Ma quindi chiaramente, che cos'è un'idea nel significato platonico? Ricordiamoci che è Platone che introduce, no, questo termine, concetto, nella storia del pensiero, in questo caso, a partire da una forma verbale del verbo greco orao, che significa vedere. Quindi in realtà il significato greco antico era quello di aspetto, nel senso di: che bell'aspetto che hai stamattina, oppure il contrario, guarda che aspetto da schifo che hai stamattina. Ma allora, nel vocabolario comune dei greci dei tempi di Platone, appunto, idea aveva questo significato fisico, sensibile. Platone cambia il significato, non è l'aspetto fisico, ma l'aspetto puramente razionale, ovvero la forma puramente razionale, puramente mentale, una forma puramente razionale, puramente mentale. Adesso tutti in coro mi direte: ma lo sappiamo già, non è altro che un altro nome di qualcosa che abbiamo Logos, anche del concetto socratico, ok? Del concetto definizione socratico, sì e no, e qui è la differenza anche fondamentale tra Socrate e Platone, cioè ciò che Platone dice di più, ovvero, come sappiamo, per Socrate il concetto è intramentale,
è sì una forma razionale, ma della nostra mente, della mente umana, soggettiva, soggettiva, ma anche se potenzialmente universale. Ricordate, l'idea è l'oggetto esterno alla mente umana, indipendente dalla mente umana, che il concetto rispecchia. Sì. L'idea è l'oggetto, sempre però attenzione, non fisico, puramente razionale, ma fuori dalla mente umana, extramentale, indipendente dalla mente umana, che esiste in se stesso, fuori dalla mente umana, e che il concetto rispecchia dentro la mente umana. Esempio semplicissimo, ricordiamoci, era la farfalla che avevi disegnato, vero? Allora, noi abbiamo il concetto di farfalla, ok? Ci siamo. Secondo Platone abbiamo il concetto di farfalla perché, ma qual è il fondamento veritativo? Perché il concetto di farfalla può essere considerato vero? Perché in quanto riproduce l'idea di farfalla. Esiste l'idea di farfalla, un modello razionale puro, unico. Platone usa anche il termine paradigma, che appunto vuol dire modello, no? Infatti i paradigmi dei verbi latini sono i modelli di coniugazione, no? Modelli, anche modello, modelli e modelle, perché ci sono anche delle femminili, quindi è una grande parata, è una grande, come si dice, sfilata, grazie. Quel mondo delle idee è una sfilata di modelli e modelle, di... Qual è la caratteristica dei modelli? La bellezza, no, superiore. E infatti le idee sono le cose più belle, gli oggetti più belli, in quanto sono puramente razionali. L'idea di farfalla è di gran lunga immensamente più bella di qualsiasi farfalla fisica. È la farfalla perfetta. È una super farfalla. Sì, se può venire... sì, ha ragione, è vero che... Guglielmo Moretti. Ok, metto una firma, ho già finito. Una firma e no, la qua... io? La mia condanna a morte. Terza F. Bene. Grazie. Prego. Allora, ci siamo? È soltanto l'inizio, e poi la prossima volta approfondiremo meglio il concetto di idea, così vi confondo un po' le idee, tanto vi abituate. Un'ultima cosa, appunto, in questa maniera Platone ha scoperto un'altra realtà, un altro mondo, un secondo mondo, il mondo delle idee. Non esiste solo il cosmo fisico, esiste anche e soprattutto un cosmo, si può dire noetico, cioè fatto di puro pensiero razionale, perché noein in greco significa pensare, noesis significa pensiero. Anzi, scusate, noesis poi. Quindi un mondo puramente razionale, e sostiene di aver, qui finisco, raggiunto questo mondo, sostiene in modo metaforico, attraverso una seconda navigazione. La prima navigazione sarebbe simbolicamente quella vera,
quella navigazione a vela permette di conoscere il mondo fisico. Per andare al di là del mondo fisico occorre una seconda navigazione, una navigazione che prosegua a remi, quindi in modo molto più faticoso. E grazie però a questa seconda navigazione si può accedere al mondo delle dee. Appunto, la prossima volta visiteremo il mondo delle dee. Naturalmente procuratevi per favore il biglietto, prenotate e procuratevi il biglietto d'ingresso online.